Vuoi essere più di un semplice lettore? Attiva il nuovo servizio Risoluto WhatsApp per non perderti nessuna notizia di risoluto.it. È semplice, basta sottoscrivere un abbonamento con un piccolo contributo di soli 5 euro all'anno, 40 centesimi al mese. Se vuoi saperne di più, invia un messaggio con il testo Richiamami al numero 393-883-7907 e sarai ricontattato dalla nostra redazione. Benvenuti venerdì 16 aprile, apriamo subito con la pagina dedicata all'emergenza Covid-19 partendo proprio dai numeri, dall'ultimo bollettino dell'ASP di Agrigento che certifica una situazione stazionaria nella sua gravità nell'intera provincia. Sono 102 i nuovi positivi, 4 ospedalizzazioni, ricoverati che crescono ancora nei numeri sia a Sciacca sia ad Agrigento che al centro Covid di Ribera. Ma soprattutto sono i numeri a preoccupare ancora nella stessa Ribera, sono 218 gli attuali positivi, scende un po' il numero dei positivi invece a Sciacca, sono 76, ma la provincia di Agrigento continua ad avere cittadine in zona rossa che vengono inserite nelle ultime ore. Per quanto riguarda invece il commissario Mario Zappia, quest'oggi venerdì nuovo report settimanale da parte del commissario, che questa volta registra il suo report dal centro Covid di Ribera, facendo vedere per la prima volta la subintensiva della nuova struttura ospedaliera dedicata al Covid. Mario Zappia parla anche delle vaccinazioni nella nostra provincia, in particolare quella dei soggetti fragili che ancora non hanno potuto ricevere il vaccino Pfizer. Il commissario ha detto che non dipende ovviamente dalla sua volontà, ma dalla disponibilità dei vaccini, e che nelle prossime settimane potrebbe esserci questa disponibilità e pertanto sarà pianificata una programmazione richiamando tutti quei soggetti che finora ne hanno diritto ma che finora non hanno potuto fare il vaccino. Ed a proposito di vaccinazioni, questa mattina siamo stati presso il centro dell'ASP, nei locali prima occupati dalla cooperativa Agape. Abbiamo eseguito le vaccinazioni degli over 60, è partito il fine settimana dedicato agli over 60 anche senza le prenotazioni. È andata per noi Vittoria Russo, ha raccolto alcune testimonianze e naturalmente emerge da parte di tutti la volontà e l'appello ad effettuare la vaccinazione anti-Covid, unico strumento utile per poter uscire prima possibile dalla pandemia. Un anno fa moriva nella bergamasca Lidia Liotta, l'infermiera saccense di 55 anni, infermiera in una struttura per anziani che ha contratto il Covid ed è stata una delle prime vittime di Sciacca proprio del virus. Oggi un nostro ricordo affidato alle parole della sorella Giusi, che ha voluto ricordare la sorella Lidia come una grande lavoratrice e soprattutto con un grande spirito di abnegazione non si è tratta al suo lavoro. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina a Sciacca sono riprese le sterilizzazioni dei cani randagi. Siamo stati all'ambulatorio veterinario del comune, nei locali dell'ex mattatoio di Sciacca, dove i veterinari dell'ASP hanno effettuato la sterilizzazione di 4 cani randagi. Abbiamo intervistato i veterinari dell'ASP, che naturalmente hanno sottolineato l'importanza della sterilizzazione e poi l'auspicio che i cani sterilizzati riescano a trovare le famiglie che li adottino. E adesso cambiamo argomento, parliamo del TG satirico Striscia la Notizia, che ieri sera ha mandato in onda un servizio realizzato dall'inviata Stefania Petix che ha riguardato la città anche di Ribera. L'inviata di Striscia ha fatto un elenco di sindaci che in questo periodo hanno predicato bene ma razzolato male, così hanno detto, e tra questi è inserito anche il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, protagonista il giorno di Pasqua di alcuni festeggiamenti
presenti nella piazza principale di Ribera. Un video che ha creato tanto imbarazzo, ha sollevato anche tante polemiche, ma che oggi registra la solidarietà di tanti riberesi che sui propri profili Facebook non hanno gradito, insomma, la ribalta nazionale per la propria cittadina a proposito di questo episodio e hanno solidarizzato con il sindaco Pace. Ancora una notizia di sanità, e per parlare di Castelvetrano, dove, come si ricorderà, ce ne siamo già occupati in più occasioni, è stato chiuso il punto nascite dell'ospedale. Chiaramente c'è stata una reazione a Castelvetrano, ma anche in tutto il territorio. La notizia delle ultime ore è un incontro a Palermo presso la Commissione Salute dell'ARS da parte del sindaco Alfano di Castelvetrano con la presidente della commissione Margherita La Rocca Ruvolo, che ha assicurato il suo intervento affinché si possa essere rivisto questo provvedimento per l'importanza che il punto nascite riveste per Castelvetrano e per il territorio. Ma tutto questo e tanto altro lo trovate su risoluto.it.